Ogni anno, ogni estate, sento dire che a Roma fa più caldo. Oramai è una costante, un dato in continua crescita. Però una cosa è certa, a luglio del 2002 non si poteva circolare per la città, soprattutto al centro storico. La redazione era ancora all'ultimo piano di quel palazzo in via Tomaselli, con due ascensori a disposizione perennemente occupati dagli altri inquilini. Per questo, ma anche per la mia incontrovertibile claustrofobia, mi toccava salire e scendere centinaia di gradini. 37 anni, ma con svariati chili di troppo, rendevano ugualmente l'operazione di salita e discesa un fatto assai seccato. Sembrava passato un secolo da quella mattina del 1983, quando a soli 18 anni avevo varcato quel portone per la prima volta. Volevo assolutamente fare questo mestiere e mi ero convinto che al mio giornale preferito mi avrebbero accolto a braccia aperte. Non andò esattamente così, anzi, fu durissima, ma dopo anni un posticino ero riuscito a trovarlo, l'esperto di musica jazz e di cultura giovanile. Vago, come lo stipendio che arrivava sempre in ritardo e bastava giusto per la sopravvivenza. Meno male che c'erano la musica, la fotografia e tutto quello che riuscivo a mettere insieme.